Era lo scorso 31 agosto 2021 quando all'incrocio di via Pio X e via Colombo, nei pressi del giudice di pace ad Agropoli, un uomo di nazionalità straniera fu investito mentre attraversava la strada. Fortunatamente per l'uomo nulla di grave. Da quell'incidente però nulla è stato fatto riguardo quello che da tempo i cittadini chiedono per evitare simili situazioni spiacevoli. Qualche anno fa, poco più avanti della strada in questione, a perdere la vita in un incidente stradale fu Isa Scarpa. Sulla vicenda di intervenire e a chiedere un incrocio canalizzato già 20 giorni fa la consigliera di minoranza Gisella Botticchio. Il 19 settembre hanno approvato il bilancio, quindi un bilancio attivo, i soldi ci stanno, ci stavano, però multe, tante multe sono state fatte, forse oltre 5.000 multe, però poi abbiamo una strada che sembra la strada della Somalia. Io gli dissi già l'altra volta, bisogna fare un incrocio canalizzato. Bisogna spendere, tirare fuori i soldini, gliel'ho detto e glielo ripeto, meno clientele, più viabilità, più servizi, questo è un servizio che manca. Io non posso vedere i miei cittadini morire su questo asfalto, feristi su questo asfalto, è vergognoso. Una città come Agropoli, che vive di turismo, vive di mare, vive di tasse di soggiorno, vive di tasse barche, cioè in camera tanto denaro e manca l'ABC, manca un incrocio canalizzato, perché non ci sono i soldi, perché devo credere questo, non voglio pensare che sono contro proprio i cittadini che devono continuare questi incidenti a questo posto, perché? Perché? Per ridurre i tempi di attesa che cosa si può fare, visto che insomma da 20 giorni attendiamo questo incrocio canalizzato dal comune, dicono che lo faranno, ma quando? Ecco, cosa puoi fare tu per accelerare i tempi? Io cosa posso fare? Adesso sto qua, aspetto il sindaco che viene, dice che è già stato qua, poi e vado, se non vengono vado io da loro, dice che hanno una partecipata, hanno l'Agropoli servizio che accelera in tutte le cose, cioè ma tutti questi soldi che vengono spesi nelle partecipate, nei servizi che poi alla fine servizi non danno. E cioè dal 15 ottobre parte una società di riscossione dove la gente dovrà pagare anche multe vecchie, addirittura si riscuote soldi dell'autovelox, ma metà di quei soldi dell'articolo 208 della strada vanno proprio alla viabilità. Perché incassano tutto questo denaro e non lo spendono per questi servizi, Raffaella? Io sono incazzata nera. Si potrebbe risolvere, non al 100%, mettendo un cordone, una micro rotonda, eliminando il parcheggio sul lato destro e eliminando il parcheggio anche su questa corsia, e quindi le macchine devono obbligatoriamente girare questa, non so come si chiama, questo piedistallo, che girano e chiaramente possono evitare il punto buio, perché chi gira a sinistra, chi gira a destra, chi esce sul lato destro, chi si butta a sinistra, e quindi è un disastro che forse solo con questo cordolo messo al centro potrebbe lenire un po' e migliorare la circolazione, secondo me. Dall'amministrazione fanno sapere che molto probabilmente realizzeranno un incrocio canalizzato. Lei cosa ne pensa? E se lo fanno, fanno una cosa buona, secondo me. Quanti incidenti ha visto lei che ha proprio questo negozio di fronte a questa strada maledetta? Almeno 3, 15, 20 giorni. C'è anche un altro commerciante del posto, Simone, che ha la parafarmacia, insomma, proprio qui di fronte dove avvengono spesso questi incidenti stradali. Questa mattina sul posto, proprio per insomma, dare un po' di conforto anche alla persona che è stata investita, un giovane ragazzo di Agropoli, che cosa si sente di dire? Purtroppo diciamo, è il terzo episodio che succede nel giro di breve tempo e si devono trovare delle soluzioni valide e tempestive. Adesso hanno riasfaltato via Colombo, ma ancora la segnaletica orizzontale non è stata effettuata. La soluzione a mio avviso è mettere una piccola rotonda in modo tale da obbligare le autovetture e i loro conducenti a girarci intorno e quindi avere più visibilità sulla via. Ecco, quanto include spavento, paura anche per voi commercianti ogni qualvolta dovete assistere a scene del genere? Parecchio, perché comunque sono padre di 3 bambini, quindi anche per l'incolumità dei miei bimbi che molto spesso stanno qui in zona è veramente
difficoltoso lasciarli liberi o tranquilli di poter giocare o comunque attraversare, perché è all'ordine del giorno uno degli incidenti del genere.